Una data da ricordare per il Cazzino oggi? Sì, una data da ricordare per noi, un'enorme soddisfazione. Sono 4 anni che questa società, fondata dagli Ultras, e ci teniamo a sottolinearlo, dopo il fallimento della società di Murolo, un fallimento nel senso che non aveva iscritto la squadra, e noi tifosi, gli Ultras, decidemmo di fondare la SD Nuova Cassino Calcio. I sacrifici del primo presidente Mario Venditelli, che pubblicamente ringrazio ancora, hanno permesso poi al presidente attuale Nicandro Rossi di portare il Cassino dove rimeritava di stare, con enormi sacrifici da parte di tutti e due. È stato un quadriennio veramente terribile. Una città come Cassino costretta a giocare in questa categoria è stata davvero una cosa deprimente.